Una buona giornata e benvenuti a questa prima edizione del nostro telegiornale che apriamo parlando di scuola perché oramai è ufficiale. In Abruzzo si tornerà sui banchi giovedì 24 settembre. Questa è la decisione della giunta regionale che dunque, come altre regioni italiane, sceglie di posticipare la prima campanella alla settimana post-elezioni. Il grande test post-lockdown, la riapertura delle scuole in Abruzzo slitta al 24 settembre. Decisione arrivata nel tardo pomeriggio di ieri, quando la giunta regionale ha deliberato la modifica del calendario 2020-2021. Dunque non più il 14, in una situazione che vede le regioni andare in ordine sparso. Campania, Abruzzo e Basilicata scelgono di posticipare la data di inizio delle elezioni, come deciso già da Friuli, Sardegna, Puglia e Calabria, anche per agevolare le operazioni elettorali in programma il weekend del 21 settembre. Ma, sottolinea il ministro per gli affari regionali Francesco Boccia, non c'è alcuno slittamento. Se ci sono regioni che ritengono di dover partire dopo le elezioni, perché ritengono utile fare un'unica sanificazione, possono farlo come meglio ritengono, come hanno sempre fatto nella loro storia. Come ogni anno, il governo ha indicato la data del 14 settembre come quella per il via delle elezioni, ribadisce Boccia. Poi ogni regione decide autonomamente quando ripartire, così come è sempre avvenuto. A distanza e in sicurezza dunque. Centinaia di migliaia di studenti torneranno in aula e con loro insegnanti e personale ATA. In aula si starà senza mascherina, salvo nei casi in cui non si può rispettare il distanziamento fisico. Per questo, molte scuole hanno organizzato le attività scolastiche anche in altre strutture, a volte anche in teatri o parrocchie che hanno messo a disposizione i propri locali. Alcune lezioni, come quelle di educazione fisica, si terranno mantenendo il distanziamento. Durante l'ingresso e l'uscita da scuola, che saranno indicati con chiarezza come avviene nei locali pubblici, sarà obbligatorio indossare la mascherina, così come sarà obbligatoria negli spazi comuni. Ovviamente con la febbre oltre 37 gradi e mezzo o con i sintomi del Covid si resterà a casa e si procederà all'attivazione di tutte le misure per verificare la presenza del virus e fare l'eventuale tampone. La temperatura dovrà essere misurata a casa e non a scuola. Kit e corredi didattici standard e innovativi, strumenti per la didattica digitale integrata, quaderni, astucci, diari per le ragazze e i ragazzi meno abbienti. Sono tutti materiali che potranno essere acquistati dalle scuole abruzzesi con i fondi stanziati dal Ministero dell'Istruzione. Per l'Abruzzo si parla di 64.800 euro, di cui beneficeranno 81 istituti scolastici scelti sulla base di precisi parametri. È stata data priorità a quella con indici più alti relativi a dispersione scolastica e disagio negli apprendimenti e in base allo status socio-economico della popolazione di riferimento. Una misura voluta dalla ministra dell'Istruzione Lucia Azzolina. Intanto, nelle scorse settimane sono state anche distribuite le risorse che consentiranno di fornire agli studenti delle famiglie in difficoltà libri gratis. Un beneficio che in Abruzzo riguarderà 7.554 fra ragazze e ragazzi delle secondarie di primo e secondo grado. La conclusione dell'anno scolastico è prevista per giovedì di 10 giugno 2021 per la scuola primaria e le scuole secondarie di primo e secondo grado e per mercoledì 30 giugno per la scuola dell'infanzia. Inoltre è stato stabilito che per l'anno scolastico 2020-2021 i giorni di attività didattica nella scuola primaria e nella scuola secondaria di primo e secondo grado sono dal lunedì al sabato 201, dal lunedì al venerdì 168, 167 compresa la festa del Santo Patrono. E noi proseguiamo con il nostro telegiornale perché il deputato teramano del Movimento 5 Stelle Fabio Berardini questa mattina ha spiegato le ragioni della petizione che riguarda l'ubicazione e non solo del nuovo ospedale del capoluogo abruzzino. Effettuare un project financing per quanto riguarda l'ospedale e la sanità teramana significa appunto privatizzare i servizi sanitari. Proprio per questo noi ci vogliamo vedere chiaro e come parlamentare insieme a tutti i comitati di quartiere noi combatteremo contro appunto questa privatizzazione, contro questa speculazione. In particolare noi vogliamo appunto trasparenza in quanto appunto il project financing significa che il privato vuole appunto di fatto mettere le mani sui servizi sanitari. Ecco, questa è una cosa che noi vogliamo assolutamente scongiurare, appunto insieme ai comitati di quartiere e tutti i comitati di cittadini, noi combatteremo contro questa problematica e vogliamo che innanzitutto la cittadinanza si esprima, poiché è importante questo, e chiederemo anche all'ANAC una procedura di vigilanza, poiché appunto non vogliamo questa speculazione. Inoltre ad oggi dobbiamo dire che la ASL non ha fornito
fornito alcun indirizzo al responsabile del procedimento per valutare proprio la pubblica utilità. Perché qual è la pubblica utilità? La pubblica utilità per noi è che appunto la sanità rimanga pubblica, non che intervenga un privato a mettere appunto le mani sui nostri servizi. Noi non abbiamo ancora visto nessuno studio serio di fattibilità per quanto riguarda la localizzazione delle aree. Noi sosteniamo che deve rimanere in città, deve rimanere a Villa Mosca e anche la ASL deve fare lei un progetto, deve lei commissionare uno studio di fattibilità vero e non andare ad inseguire delle proposte di privati che possono essere quelli della Pizzarotti, che possono essere quelle di altre aziende che vengono da Torino, che hanno solo interesse a guadagnare sulla nostra sanità. E adesso andiamo in diretta a Pescara da Paolo Renzetti, a cui do il buon pomeriggio, in compagnia, se non erro, dell'assessore alla sanità Nicoletta Verì, perché questa mattina proprio l'assessore Verì ha avuto un incontro con le istituzioni della Valle Peligna per fare il punto sulla situazione dei contagi. Buon pomeriggio Paolo. Sì, grazie Jacopo, esattamente proprio così, tornata da pochi minuti in assessorato a Pescara l'assessore Nicoletta Verì. Questa mattina c'è stato questo incontro a Sulmona per fare il punto, assessore, sulla situazione Covid in Valle Peligna, insomma cosa è venuto fuori, qual è la situazione ad oggi? Sì, abbiamo avuto un incontro con i sindaci, un incontro dove si è evidenziato che non ci sono i parametri per definire zona rossa la Valle Peligna, in quanto ci sono stati dei microfocolai che sono stati gestiti in maniera tempestiva attraverso tutto un percorso di tracciabilità di questi pazienti, per cui anche oggi i risultati che noi abbiamo dei tamponi sono risultati che ci danno una garanzia che è stato svolto un lavoro attento e preciso, in quanto non ci sono ulteriori casi positivi nella zona Valle Peligna. Assessore, situazione invece in generale nella nostra regione qual è? La situazione della nostra regione è che, come voi vedete, c'è un'alternanza dei dati positivi. Questo vuol dire che nel momento in cui si evidenzia un focolaio siamo in grado di aggredirli, questi microfocolai, attraverso tutto ciò che è un procedimento dettagliato riguardo alla presa in carico del paziente sia sul territorio che in ospedale. Oggi quello che vince è un numero alto di persone guarite, quindi vuol dire un sistema che sta funzionando. Quello che abbiamo anche delineato nell'ambito di questa riunione è che ci vuole un'ulteriore attenzione, quindi un incremento di figure professionali, di figure sanitarie nell'ambito dell'intervento proprio sul territorio, quindi potenziamento dei servizi dell'USCA, dell'UCAT, che stanno rispondendo in maniera adeguata proprio a livello regionale. Dottoressa Verì, siamo a settembre, ci avviciniamo all'autunno, siete pronti per una eventuale non seconda fase, ma comunque per l'arrivo di quel periodo che coincide storicamente con proprio il periodo influenzale? Ma guardi, noi siamo pronti e lo siamo stati anche nelle varie situazioni. Diciamo questo spettro dell'autunno io non lo vedrei in questi termini allarmistici, in quanto stiamo gestendo tutte le situazioni, in modo particolare una volta che diciamo viene tolto quell'elemento di interazione con altre regioni, che è stato il periodo estivo che ci ha prodotto qualche focolaio. Sono convinta che continuando con quelle norme comportamentali che sono punti di fondamentali per evitare il contagio, la nostra regione risponderà bene. Siamo in prossimità dell'apertura dell'anno scolastico, abbiamo dato la possibilità proprio ieri in giunta attraverso una delibera di riaprire il 24, quindi avremo uno slittamento anche per quanto c'è la possibilità per la somministrazione dei test sierologici a tutti gli insegnanti, quindi maggiore attenzione riguardo alla prevenzione. A proposito di apertura delle scuole, poi darò la linea allo studio a Jacopo Forcella, a proposito proprio dell'avvio dell'anno scolastico, ci sono delle preoccupazioni soprattutto per quello che riguarda il trasporto,
dei ragazzi dalle proprie abitazioni alle scuole, anche per quanto riguarda il riempimento dei mezzi pubblici. Sì, uno dei motivi per cui abbiamo posticipato questa apertura è proprio perché si sta lavorando anche sotto questo aspetto, ma impegnati ad aumentare questo numero che va dai 75 all'80% della capienza nei pullman, ma con regole ben precise. Quindi è fondamentale rispettare anche nei momenti in cui c'è l'avvicinamento la possibilità di indossare le mascherine. Jacopo, a te la linea per qualche considerazione, domanda all'assessore Nicoletta Verini. Sì, innanzitutto assessore, buon pomeriggio, grazie per aver accettato il nostro invito. Io volevo fare con lei una considerazione rispetto a quella che è un suo parere rispetto alla gestione dell'estate abruzzese. Siccome se ne è parlato tanto e nella fase più acuta del contagio lei ovviamente è stata veramente sotto pressione, ecco, come abbiamo gestito per l'assessore Nicoletta Verì i contatti interpersonali durante quest'estate? Allora, con vigilanza ed attenzione, perché nei momenti in cui si creavano quei momenti di aggregazione dove ci poteva essere maggior scambio, devo dire che attraverso le verifiche, attraverso i controlli che ogni sindaco ha messo in atto, siamo riusciti a contenere il più possibile. Siamo ai primi di settembre, per cui i contagi avvenuti già dal periodo di Ferragosto già avremmo dovuto avere un indice alto di positivi, cosa che invece non c'è stato, quindi abbiamo una garanzia di una gestione oculata. È vero che attraverso un interscambio maggiore che abbiamo avuto, che se da un lato si evince una regione attrattiva anche da un punto di vista di sicurezza nell'ambito sanitario, è anche vero che attraverso questo scambio c'è stata la possibilità purtroppo di avere dei focolai. Però come regione siamo stati molto molto attenti, basta pensare che siamo tra le prime tre regioni insieme alla Lombardia e l'Azio, e quindi anche l'Abruzzo in qualità di assistenza, di attenzione, di prevenzione negli aeroporti. Basta dire che noi abbiamo tamponato tutti coloro che provenivano da altre regioni con possibilità di rischio, e questo è stato un elemento di prevenzione che ha evitato qualsiasi altra forma di divulgazione del virus. Assessore, si è parlato molto di vaccino in relazione al Covid-19, ecco, però visto che prima Paolo Renzetti ha introdotto il tema autunnale, si avvicina anche il momento del vaccino anti-influenzale, ecco, il punto sulle scorte, su magari le linee guida per chi deve ovviamente fare o confermare il vaccino anti-influenzale. Sì, da noi in Regione Abruzzo io ho presentato una delibera mesi fa in cui risultiamo tra essere le prime regioni ad attivare delle linee guida. La campagna di prevenzione parte dai primi di ottobre, quindi abbiamo anche allargato il ventaglio di intervento per coloro che devono effettuare questi vaccini, partendo da 60 anni ed è gratuito, in modo particolare anche agli scolarizzati, ma soprattutto anche la vaccinazione che consigliamo fortemente a tutti gli operatori sanitari. È importante la vaccinazione perché nel momento in cui i sintomi possono dare un allarme ulteriore, sintomi influenzali, e quindi immagino che si creerà un'allerta da un punto di vista della presa in carico dei pazienti a livello dei medici di medicina generale, del pronto soccorso, per cui vaccinarsi è fondamentale. Abbiamo fatto una richiesta, siamo insieme all'ARIC, una delle regioni che hanno presentato dei bandi per poter, delle gare per poter acquisire maggior numero di vaccini, e quello stiamo continuando su questa linea, ma a breve si concluderanno altre gare.
Paolo. Dunque, assessore, prima di chiudere le faccio un'ultima... Sì, grazie, grazie Jacopo. Un'ultima domanda, proprio in previsione dell'autunno, dell'inverno. Nei mesi scorsi avete lavorato per aumentare i posti letto disponibili. È stato inaugurato, aperto mesi fa il Covid Hospital di Pescara. Per quanto riguarda le risorse umane, ci sono state delle assunzioni, come lei aveva annunciato anche nelle settimane scorse, nei mesi scorsi? Abbiamo un numero elevato di personale che noi abbiamo assunto in tutta la regione e che continueremo ad assumere. Stiamo portando avanti tutti i concorsi, tutti i bandi per cercare di reperire anche quel personale che purtroppo da un punto di vista in modo particolare dei medici sono carenti su tutta la nazione. Basti dire che ci sono dei concorsi che sono stati completamente, non hanno avuto risposte, per cui non ci sono stati medici che hanno risposto a questi bandi, li stiamo ripetendo ulteriormente, abbiamo attinto da tutte le graduatorie e abbiamo veramente un numero elevato che è stato assunto durante il periodo Covid, anche alcuni a tempo indeterminato, alcuni a tempo determinato, e continueremo su questa via. Grazie, grazie davvero all'assessore regionale alla sanità, la dottoressa Nicoletta Veri, grazie per aver accolto il nostro invito come sempre. Grazie a Loris Bennato per l'assistenza tecnica da Pescara, linea che può tornare allo studio. Grazie Paolo, grazie ovviamente all'assessore regionale alla sanità Nicoletta Veri. Noi continuiamo, paura questa mattina in centro storico a Teramo per una fuga di gas durante i lavori. Su Ponte San Gabriele una ruspa ha inavvertitamente tranciato un tubo del gas provocando una fuoriuscita. Purtroppo si è verificata una situazione di danno durante i lavori di sistemazione e manutenzione di Ponte San Gabriele iniziati qualche settimana fa. C'è stata la rottura di una conduttura del gas durante le operazioni di intervento. Grande preoccupazione perché ovviamente potete sentire quali sono gli effetti di questo danno. C'è stato un intervento immediato da parte di tutte le forze di protezione civile, dei vigili del fuoco che ringrazio veramente di cuore per l'intervento immediato, la professionalità, la competenza che hanno dimostrato anche in questo caso come sempre, la polizia municipale che è intervenuta da subito per mettere in sicurezza l'area, soprattutto sulla viabilità con l'interruzione del traffico su Ponte San Gabriele, e la struttura di protezione civile con l'assessore Cavallari e tutto l'ufficio tecnico, oltre che al sindaco, siamo intervenuti appunto per mettere in sicurezza l'area, verificare gli effetti di questa rottura e in via precauzionale, come vedete, c'è stata anche l'evacuazione degli uffici dell'ASL, evacuazione che resterà finché appunto la situazione non verrà messa in sicurezza. In questo momento devo dire che la situazione è sotto controllo, dobbiamo attendere ancora un'ora e mezza per il completamento degli interventi da parte di Due Rete Gas che sta intervenendo sulla linea, anche per evitare che ci siano effetti negativi su tutta la rete della città di Teramo. E tragedia sfiorata questa mattina a Penne, poco dopo le 8:30, a Porta Teramo, nel centro storico, dove è crollata una casa. Fortunatamente all'interno non c'erano persone, i proprietari infatti sono stranieri e vivono all'estero, e soprattutto al momento del crollo non c'erano persone che transitavano in zona. Sul posto sono arrivati i carabinieri e i vigili del fuoco che hanno provveduto a mettere in sicurezza e transennare la zona. Presenti anche alcuni operai del comune, alla base del crollo probabilmente infiltrazioni d'acqua e la fatiscente condizione dello stabile. E a Pescara torna Ecomob, l'unico expo di cultura ecosostenibile del centro-sud Italia, nonché uno dei pochi eventi tematici confermati quest'anno, da appuntamento nel weekend dal 4 al 6 settembre nel polo espositivo del Marina di Pescara. La Camera di Commercio Chieti Pescara crede sempre più nell'ecomobilità, l'ecosostenibilità, terza edizione di Ecomob, Camera di Commercio al fianco di questa iniziativa. Assolutamente sì, è il terzo anno, pensiamo che ormai la sfida sia stata vinta, che con la prima edizione nel 2018 era in realtà una scommessa su questo mondo, sull'ecosostenibilità, sulla mobilità sostenibile sia in città sia in periferia.
sia, è nel 2020, dopo la crisi Covid, registriamo ulteriori aumenti del numero degli espositori, altre attività che si aggiungono all'edizione 2019, quindi sicuramente sarà un ottimo Expo anche quest'anno. Sembrava una scommessa, anche perché erano gli inizi di una mobilità sostenibile, del cicloturismo, ancor di più del turismo di prossimità e esperienziale. Invece è stata una scelta giusta, i tempi giusti, e questa edizione che si conferma un grande successo nonostante tutto, lo è la dimostrazione, insomma, che era delle tematiche veramente attuali. Cosa vedremo in questi tre giorni di Ecomob al Marina di Pescara? Allora, quest'anno c'è una partecipazione più massiccia nel reparto automotive, tantissimi brand con auto elettriche anche in anteprima, con la possibilità, e questa è una nostra caratteristica, con la possibilità di effettuare dei test drive gratuiti di queste auto, perché molti non sanno che poi provare un'auto elettrica è anch'essa un'esperienza, perché è veramente bello. Poi oltre ovviamente a tanti scooter elettrici, tanti monopattini ovviamente, e le bike, ripeto, la nostra caratteristica è proprio questa, che tutto può essere provato e testato. Noi come CNA Turismo stiamo lavorando molto sul turismo esperienziale all'interno di questa nostra regione, tant'è vero che all'interno di Ecomob abbiamo proposto questa iniziativa insieme alla Camera di Commercio Chieti Pescara, che si chiama Active Abruzzo tra vocazione e destinazione, dove 12 tour operator nazionali e stranieri incontreranno oltre 100 operatori abruzzesi sulla vacanza attiva, cicloturismo, torrentismo, canoa, trekking e quant'altro, esperienze che si possono fare nelle varie attività economiche all'interno di questa nostra regione. Noi riteniamo che questo è il futuro, perché la tendenza sempre di più è sulla sostenibilità e turisti che vogliono fare esperienze all'interno di un territorio per conoscerlo nella propria profondità. Quindi ci sarà questo B2B che metterà il prodotto Abruzzo in evidenza rispetto a questi 12 tour operator che saranno nazionali e canadesi, americani, inglesi, greci, francesi, spagnoli e olandesi. Adesso apriamo la pagina di sport, ovviamente partiamo dal Pescara, primo giorno di lavoro per Massimo Oddo, che oggi ha anche tenuto la conferenza stampa di presentazione. Oddo ha rimandato al mittente le illazioni circa un presunto accordo col Pescara prima del play-out ed è pronto ad adire le vie legali per tutelare la propria persona e la propria professionalità. Lo stesso Oddo ha poi spiegato i motivi per cui è tornato sulla panchina bianco-azzurra. Non accetto queste fake news che escono, ho le prove in questo telefono che la mia trattativa con la Pescara Calcio, quindi con il presidente Sebastiani, è iniziata 5 giorni fa. Io prima di 5 giorni fa non ho mai sentito nessuno, tantomeno il presidente, riguardo un approccio nei miei confronti, non è mai esistito. I messaggi sono qui, ho le prove. Alla prossima volta che vedo una cosa del genere scritta, agiremo per vie legali, perché non accetto questa cosa qui, non accetto nessun tipo di illazione verso la mia persona e verso la mia professionalità. La mia scelta verso Pescara è stata una scelta estremamente ponderata. Ma quello che mi ha fatto fare la scelta definitiva è stata assolutamente la consapevolezza di avere un ambiente, e in questo momento per ambiente intendo la società, una società, un direttore sportivo, un direttore generale, un presidente che mi conoscono bene e che penso che possano anche proteggermi nei momenti normali che ci saranno, di difficoltà che ci sono per tutte le squadre, ma che evidentemente, se credo in un allenatore, possono supportarlo e difenderlo in alcuni momenti. In questo momento siamo in totale ricostruzione e quindi non ci può essere obiettivo in questo momento. Il nostro unico obiettivo, l'unica cosa che mi ha chiesto il presidente, correggimi se sbaglio,
e provare a giocare a calcio, a giocare bene al calcio. Io penso che questa sia la priorità. Poi i risultati che avremo non lo so, perché dipenderà da quello che riusciremo a fare, dal mercato e da quant'altro, ma la mia priorità è cercare di dare un'identità, di giocare bene al calcio, di divertirci noi in campo e di far divertire la gente che spero che torni allo stadio, se no la vedrà in televisione. Però bisogna dare un senso a questo e vedremo cosa saremo in grado di fare. Tra me e Giorgio c'è un rapporto di stima, perché abbiamo lavorato insieme, perché lui conosce me, io conosco lui, e quando abbiamo lavorato insieme abbiamo lavorato bene, al di là dei risultati. E abbiamo lavorato bene perché abbiamo un feeling di calcio, ma probabilmente vediamo il calcio alla stessa maniera. Lui capisce me, sa cosa voglio, tant'è che il più delle volte Giorgio non gli faccio i nomi precisi dei giocatori, ma gli chiedo un determinato ruolo e poi è lui che mi indirizza verso i nomi. E a proposito di Pescara, il difensore laterale Gabriele Zappa si appresta a lasciare il biancoazzurro. Il giocatore infatti passa al Cagliari a titolo definitivo per 3 milioni e mezzo di euro più il prestito dell'esterno Damin Ceter. Il giovane calciatore si congeda spendendo belle parole per la piazza di Pescara. Gabriele Zappa a distanza di 2 settimane da questa salvezza, intanto quali sono le emozioni che magari puoi rileggere? È un ricordo ancora abbastanza fresco. Ma sicuramente è stata un'emozione bellissima, perché davvero vincere, mantenere la categoria, vincere appunto i play-out è stato davvero bellissimo, perché è una cosa che comunque ti rimane dentro, ti rimane nel cuore. È stata una bellissima emozione, infatti siamo molto contenti. Senti, a sentire il presidente Sebastiani, il direttore Repetto, sembra che tu sia destinato ad andare via, sei un po' l'uomo mercato. Come vivi questo momento? No, sono contento che ci sono delle squadre interessate a me, vuol dire che comunque ho fatto una buona stagione. Ti vedi già proiettato nella massima serie come un giocatore di Serie A? Ma a me piacerebbe mettermi a confronto con i giocatori di Serie A e vedere se ci posso stare dentro, quindi mi piacerebbe, diciamo, mettiamola così. Senti, tornando un attimo alla scorsa stagione, sei migliorato tantissimo nella seconda parte, sei andato anche spesso in gol. Che dimensione ha Gabriele Zappa e dove può ancora migliorare? Ma sicuramente ci sono tante cose in cui posso migliorare. Quest'anno secondo me già sono migliorato parecchio nella fase difensiva, però penso che posso migliorare ancora molto, ma in tanti aspetti, dai. L'ultima, se dovessi andare via, cosa ti porterei dietro di questa esperienza a Pescara? Ah, tantissime cose, perché davvero Pescara è una città fantastica, i tifosi che ci hanno dato una mano sia nei momenti facili e nei momenti più difficili, quindi davvero Pescara, sono innamorato di questa città e mi sono trovato davvero bene. Media Day per l'acqua e sapone calcio a 5 alla vigilia del raduno per la nuova stagione. Roster in buona parte rinnovato, con la volontà di restare protagonisti e competere per la vittoria in tutte le competizioni. Ascoltiamo il patron Ennio Barbarossa. Presidente Barbarossa, alla vigilia della partenza di una nuova stagione, sempre con l'acqua e sapone protagonista. Speriamo di sì, intanto essere qui già è un grande successo, perché a marzo, aprile o giù di lì non ci potevamo aspettare nessuna partenza, anzi dovevamo cercare di salvare la pelle tutti insieme. Quindi essere qui è già una vittoria, poi è una bella giornata oggi che stiamo festeggiando i 10 anni con la IOMA, che ringraziamo, che ci hanno seguiti alla grande, un'azienda importante a livello mondiale. E noi è il nostro partner, siamo felicissimi di questo. Siamo felici anche perché nessun elemento del nostro gruppo è stato colpito, né personalmente né le famiglie, e questa è una cosa bellissima, perché veramente ce la siamo visti brutto un po' tutti. Inizialmente era stata presa un po' la leggera questo virus, e invece pure dei grossi presidenti sono dovuti ricredere. Però se siamo ancora attenti, penso che ne veniamo fuori. Torneremo ad abbracciarci, perché ci hanno privato della cosa più bella che ci possa essere, perché si gioisce e ci si abbraccia. Quindi dobbiamo tornare a sorridere con un abbraccio, tutti.
E magari tornerete anche ad alzare dei trofei, cosa a cui vi siete ormai ben abituati nelle ultime stagioni. I trofei, noi come tutti giochiamo per vincere, poi non sempre si riesce. Noi ultimamente ci è andata bene, ci siamo riusciti un po' di più. C'è un elemento pure un po' di fortuna, ma c'è l'elemento di avere una buona squadra e di un buon mister. Noi crediamo sempre molto ai mister, perché le squadre devono fare i mister e devono dirigere loro le squadre. E quest'anno crediamo molto al mister che abbiamo preso, un giovane molto bravo, molto preparato. Non ci scordiamo che la partita di andata che abbiamo fatto l'anno scorso, che una neopromossa ci fece 5-0 al primo tempo, e questo ci fece innamorare, non odiare, ci fece innamorare di sto mister così spavaldo, con una squadra, noi avevamo dei nomi molto più importanti, però riuscimmo a raddrizzarlo in qualche modo facendo un pareggio 7-7. Quindi il mister è ben felice di essere venuto con noi. Poi un molisano, noi lavoriamo molto bene in Molise e tutti i molisani faranno il tifo per noi, come in buona parte d'Italia, perché abbiamo una squadra simpatia che un po' a livello nazionale ci seguono tutti. E questo era l'ultimo servizio. Vi ricordo che i contributi che avete visto sono disponibili on demand sulla piattaforma YouTube e anche sul nostro sito web www.tv6.it, oltre che sulle nostre pagine social. Prossimo aggiornamento con il nostro telegiornale alle ore 19. Grazie per la cortese attenzione e buon proseguimento di giornata.